Ciao a tutti, finalmente una giornata senza pioggia. Adesso andiamo a vedere insieme il Mavic Pro, ho qua la borsetta, e proviamo un volo insieme. Allora, apriamo la magica borsetta DJI. Ecco qua, questa è una batteria di scorta. Qui abbiamo il drone. Dunque, questo lo montiamo molto molto semplicemente. Sembra parecchio delicato, in realtà è bello solido e stabile. La cupola qua, la protettiva, va tolta, consigliano sempre di toglierla. C'è poi anche questo che consiglio di utilizzarlo solo nei viaggi lunghi, magari in aereo o in bus dove ci sono parecchi movimenti, perché protegge molto il gimbal. Ok, per accenderlo poi basta premere il tasto due volte, la seconda volta tenerlo premuto e il drone si accende. Ok, adesso prendiamo da qua il controller e l'iPhone. Tutto deve essere carico sempre. Adesso andiamo a montare il controller con l'iPhone, apriamo l'app DJI Go e poi attacchiamo l'iPhone. Ok, per accendere il controller basta premere due volte. Ok, adesso si dovrebbero connettere. Perfetto, Go Fly. Ok, adesso è tutto connesso, iPhone, controller e drone. Ora proviamo il decollo. Le impostazioni delle riprese che vedrete sono manuali e come tempo ho settato nuvoloso, purtroppo sole non ce n'è. Per far partire il drone basta far convergere le due manopole, in questo modo. Il drone poi rileva anche un ostacolo, che è Simona che mi sta aiutando con il video. E adesso facciamo decollare il drone. Come si può vedere è molto molto stabile, in più anche si rileva. Guardatela, che buona, eccola. Questo Mavic Pro è in grado di arrivare a 8 km di distanza da noi e a volare a oltre 120 metri. La compattezza è ovviamente la cosa più bella di questo dispositivo aereo. Si richiude e sta qua dentro. È veramente comodissimo portarselo in giro. In più con questo controller e un iPhone si vola e si vede quello che il drone vede dall'alto. È fantastico. Le riprese sono in 4K a 25 fotogrammi al secondo e la qualità è veramente veramente alta. La stabilità di questo drone è incredibile. Adesso io non sto toccando nulla ed è perfettamente stabile. Tramite questo tasto si regola l'inclinazione del gimbal, lo si può mettere anche a 90 gradi ed una ripresa avviene così. Adesso abbiamo raggiunto la massima altezza possibile, 119 metri, in realtà è 120 configurata, e ora facciamo un bel atterraggio. Per atterrare, ad esempio, oltre che farlo manualmente, lo si può fare in modo automatico con questa freccina che fa poi uno slide e il drone atterra. Vedete, in modo molto lento e graduale. È veramente semplice utilizzare questo drone. Stessa cosa per decollare, basta premere la freccina, fare uno slide e il drone parte. La batteria dura all'incirca 24 minuti con una performance media, mentre se si usano le modalità espresse sul sito DJI arriva a durare anche 27 minuti. Tanto dipende ovviamente dalle modalità in cui lo si fa volare, per esempio Sports Mode
Il drone arriva fino a 67-68 km orari, una velocità notevole per un drone così piccolo, e consuma molta più batteria. Poi se si fanno riprese e se si muove tanto il gimbal, ovviamente la durata della batteria viene intaccata. Nel combo pack che avete visto nel video di unboxing ci sono 3 batterie e quindi si può volare tranquillamente più di 60 minuti. Questo controller invece dura tantissimo, tenete conto che io non lo ricarico da una settimana ed è ancora al 78%. Non ho fatto tantissimi voli, ma ho registrato già un po' di video ed è ancora al 78%, quindi questo dura. La cosa più problematica è la batteria del telefono, che ovviamente qui dipende dal modello di telefono che avete. Più è recente, più dura. Adesso proviamo 3 modalità di volo di DJI. La prima è l'Active Track, che ci consente di tenere il drone ad una distanza stabile e di farlo ruotare intorno alla velocità che vogliamo e dal verso che vogliamo. Intanto possiamo anche muoverci. Partiamo con l'Active Track. Per farlo basta selezionare dal pulsante 4D Active Track. Adesso lo facciamo decollare in automatico. Poi premiamo Active Track dal menu. Eccolo. E ora dobbiamo allontanare il drone di un po'. Ok. Ci seleziono. Mi seleziono. Qui mi dice che il drone è troppo basso, adesso è giusto. E ora lo faccio andare. Come vedete il drone si muove in automatico, posso anche alzare e abbassare la testa. E tutto viene fatto seguendomi e mantenendo la stessa distanza. La stabilità è veramente incredibile, le riprese che avete visto nel mentre sono eccezionali, super stabili, questo gimbal funziona veramente bene. Batteria scarica, abbiamo fatto un po' di prove video prima di registrare, adesso andiamo a sostituirla insieme, facciamo un atterraggio, il drone qua atterra in automatico. Perfetto. Per sostituire la batteria andiamo a spegnerlo, quindi premiamo e la seconda volta teniamo premuto e il drone si spegne. Il controller lo possiamo lasciare acceso, non c'è alcun problema. Premere queste 2 levette, tirare su e poi riposizionare l'altra e schiacciare. E il drone adesso è funzionante. Il controller in automatico si connette e vediamo anche ciò che la camera inquadra. Adesso proviamo un'altra modalità di volo che è la Follow Me Mode. Praticamente il drone volerà a 10 metri di altezza e ci seguirà. Questa modalità è indicata per chi ha la possibilità magari di andare in montagna o su un bel lungomare e quindi il paesaggio è di un certo tipo. Qui l'effetto non sarà granché. Comunque proviamoci. Adesso siamo arrivati a quasi 10 metri di altezza. Sempre tramite il pulsante 4D vado a selezionare Follow Me Mode. Follow Me Mode attivata e adesso il drone dovrebbe seguirmi. Adesso lascio il drone in 3 piedi, vedrete che sarà super stabile. In più lo si può muovere, ma andrà lentissimo. Le altre modalità di volo sono quella tramite i gesti, i segnali, ad esempio può scattare una foto oppure può raggiungerci alzando le braccia. Con la Cinematic Mode invece il drone rallenta, anche i movimenti del gimbal sono ridotti e la stabilità è eccezionale, è ideale per riprese da film. Adesso attiviamo invece la Tap to Fly. In questo modo, selezionando un obiettivo, ci va addosso, ci va contro. Ora proviamo con Simona, vai. Thank you.
Qui il drone proprio crea un percorso, si vede dalle strisce che genera l'app, e prosegue dritto, quindi dove appunto lo mandiamo lui va. Adesso proviamo ad esempio verso di là, che è più libero. Qui basta premere così e fare go. Vedete, crea delle strisce, una traiettoria, e il drone va in automatico senza fare niente. Se i sensori dovessero rilevare degli ostacoli, si fermerà o li eviterà. Ho impostato la void automatico, in questo modo se dovesse rilevare un ostacolo di fronte lo eviterà passandoci di lato. Non so se qualcuno abbia visto il video che ho pubblicato a Vimercate, alle Torri Bianche, quello dove il drone arriva fino alle Torri Bianche e poi non si sa perché avete visto le riprese del ritorno. Questo è perché ha perso segnale quando è arrivato lì alle Torri Bianche ed in automatico è tornato indietro. Qualora foste in difficoltà e non riusciste più a controllarlo, si può fare in modo che il drone torni in automatico nel posto da cui è partito o addirittura in una posizione che voi impostate, che possa essere per esempio il vostro alloggio o il vostro box, ovviamente vicino e raggiungibile dal drone. Adesso proviamo ad esempio il ritorno automatico dal punto di decollo, quindi basta premere questo return to home and land. Vedrete che il drone si alzerà. Il drone sta atterrando in automatico esattamente dal punto di partenza. Ciò che vi consiglio di tenere monitorato sono i sensori, che è questo indicatore qui in alto. Quando l'icona è bianca significa che i sensori sono perfettamente funzionanti ed il drone quindi rileva tutti gli eventuali ostacoli. Facendolo volare per esempio di notte o in un ambiente buio, i sensori non funzionano e vedrete infatti che la stabilità del drone è parecchio compromessa. È comunque sicuro farlo volare anche se non è in grado di riconoscere eventuali ostacoli. Grazie a tutti per la visione, spero questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale perché pubblicherò altri vlog relativi a questo fantastico Mavic Pro, quindi non potete assolutamente perderveli. Per domande o chiarimenti di qualsiasi tipo, commentate questo video e ovviamente mettete un bel mi piace. Per chiudere vi lascio con una cosa che non si dovrebbe fare, ovvero far decollare il drone dalla mano. Ma la cosa bella è che poi ritorna in automatico sulla mano, perché quando parte il drone fa una foto, e se la foto è la vostra mano, quando poi dovrete farla atterrare e allungherete la mano, il drone si avvicinerà. È una figata. È un po' pericoloso, ma è troppo bello. Ok, partiamo.